Logos Web Radio. In occasione della commemorazione della strage di Capaci, il comune di Casalecchio di Reno presenta due spettacoli, frutto del laboratorio di teatro per le scuole sulla scena della legalità, presentato il 25 novembre scorso durante Politicamente Scorretto. Mercoledì 20 maggio, alle ore 21, al Teatro Comunale Testoni andrà in scena Di che Costituzione sei, a cura dell'ITCS Salvemini, che ripresenta i principi della Costituzione italiana. Venerdì 22 maggio, alle ore 21, al Teatro Comunale Testoni, andrà in scena un trittico teatrale delle opere di Leonardo Sciascia, Porte chiuse, semplicemente. È importante non dimenticare, continuare a parlare di due uomini che hanno pagato con la vita la lotta contro la mafia. Paolo Borsellino e Giovanni Falcone si rivolgevano soprattutto ai giovani per far capire loro che la mafia è una cultura che si può combattere attraverso la conoscenza e un'educazione alla legalità. Paolo Borsellino nasce a Palermo il 19 gennaio 1940. Dopo aver frequentato il liceo classico Medi, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza di Palermo. In questi anni l'attività politica lo prende molto e riesce a conciliare politica e studio senza grossi problemi. All'età di 22 anni Borsellino si laurea con 110 e lode. Nel 1963 supera il concorso in magistratura. Nel 1967 ha il primo incarico direttivo, pretore a Mazara del Vallo nel periodo del dopoterremoto. Nel 1969 viene trasferito alla pretura di Monreale, dove lavora fianco a fianco con il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Nel 1975 Borsellino viene trasferito al Tribunale di Palermo e a luglio entra all'ufficio istruzione processi penali sotto la guida di Rocco Chinnici. Con il capitano Basile lavora la prima indagine sulla mafia e da questo momento comincia il suo impegno senza sosta per sconfiggere l'organizzazione mafiosa. Nel 1980 arriva l'arresto dei primi sei mafiosi. Nello stesso anno il capitano viene ucciso in un agguato. Per la famiglia Borsellino arriva la prima scorta con le difficoltà che ne conseguono. Da questo momento il clima in casa Borsellino cambia. La scorta costringe il giudice e la sua famiglia a convivere con un nuovo sentimento, la paura. Il pool antimafia comprende quattro magistrati. Falcone, Borsellino e Barrile lavorano uno a fianco all'altro sotto la guida di Rocco Chinnici. Si intravede e lentamente si instaura un legame comunitario tra i giudici che appartengono al pool. È nei giovani la forza su cui contare per cambiare la mentalità della gente e i magistrati lo sanno. Vogliono scuotere le coscienze e sentire intorno a sé la stima della gente. Sia Falcone sia Borsellino hanno sempre cercato la gente. Borsellino comincia a promuovere e a partecipare ai dibattiti nelle scuole. Parla ai giovani nelle feste giovanili di piazza, alle tavole rotonde, per spiegare e per sconfiggere una volta per sempre la cultura mafiosa. Parallelamente continua il lavoro nel pool. Questa squadra funziona bene, ma si comprende che per sconfiggere la mafia il pool da solo non è sufficiente. Si chiede la promozione di pool di giudici inquirenti, coordinati tra loro ed in continuo contatto, il potenziamento della polizia giudiziaria, l'istituzione di nuove regole per la scelta dei giudici popolari e di controlli bancari per rintracciare i capitali mafiosi. I magistrati del pool pretendono l'intervento dello Stato perché si rendono conto che il loro lavoro da solo non basta. Il 4 agosto 1983 viene ucciso il giudice Rocco Chinnici con un'autobomba. Il capo del pool, il punto di riferimento, viene a mancare e si ha l'impressione che la mafia, questa entità che tutto vede e tutto osserva, abbia ben compreso lo spirito ed il nuovo modo di lavorare dei giudici siciliani. A sostituire Chinnici arriva a Palermo il giudice Caponnetto e il pool, sempre più affiatato, continua nell'incessante lavoro raggiungendo i primi risultati. Il pool non vuole sentirsi solo, cerca lo Stato e i cittadini, vuole una mobilitazione generale contro la mafia. Nel 1984 viene arrestato Vito Ciancimino e si pente Buscetta.
Borsellino sottolinea in ogni momento il ruolo fondamentale dei pentiti nelle indagini e nella preparazione dei processi. Comincia la preparazione del maxi processo e viene ucciso il commissario Beppe Montana. Ancora sangue per fermare le persone più importanti nelle indagini sulla mafia e l'elenco dei morti è destinato ad aumentare. Il clima è terribile, Falcone e Borsellino vengono immediatamente trasferiti all'Asinara per concludere le memorie, per disporre gli atti, senza correre ulteriori rischi. All'inizio del maxi processo, l'opinione pubblica inizia a criticare i magistrati, le scorte e il ruolo che si sono costruiti. Il 19 dicembre 1986, Paolo Borsellino prende servizio a Marsala, dove, per 5 anni, guiderà una delle procure più impegnate sul fronte della lotta alla criminalità organizzata. Al centro, a Palermo, Falcone, e a Marsala Borsellino, in modo da scoprire tutti i collegamenti esistenti tra la mafia di Palermo e quella della provincia. Nel corso di questo quinquennio, Borsellino teme che la conclusione del maxi processo attenui l'attenzione sulla lotta alla mafia. Per questo cerca la presenza dello Stato, incita la società civile a continuare le mobilitazioni per tenere desta l'attenzione sulla mafia. Invece il clima comincia a cambiare. Il fronte unico che aveva portato a grandi vittorie della magistratura siciliana e che aveva visto l'opinione pubblica avvicinarsi agli uomini in prima linea e stringersi intorno a loro comincia a cedere. Nel 1987 Caponnetto è costretto a lasciare la guida del pool a causa di motivi di salute e Antonino Meli prende il suo posto. Cominciano a parlare i pentiti e le indagini su connessioni tra mafia e politica a prendere forma. Borsellino è convinto che per sconfiggere la mafia i pentiti abbiano un ruolo fondamentale. Anche i giudici però dovranno essere attenti, controllare e ricontrollare ogni dichiarazione, ricercare riscontri ed intervenire solo quando ogni fatto possa essere provato. Comincia intanto il dibattito sull'istituzione della superprocura e su chi porre a capo del nuovo organismo. Falcone intanto va a Roma come direttore degli affari penali e preme per l'istituzione della superprocura. A Palermo era stato isolato, i magistrati del vecchio pool vengono ormai assediati all'interno e all'esterno del Palazzo di Giustizia. Per questo si sente la necessità di coinvolgere le più alte cariche dello Stato nella lotta alla mafia. La magistratura da sola non può farcela. Con Falcone a Roma si sente di avere un appoggio in più. Borsellino decide di tornare a Palermo, dove è delegato al coordinamento dell'attività della direzione distrettuale antimafia. Nuovi pentiti, nuove rivelazioni confermano il legame tra la mafia e la politica. Riprendono gli attacchi al magistrato e lo sconforto ogni tanto si manifesta. In una dichiarazione si può riassumere lo stato d'animo di Borsellino in quel momento. Un pentito è credibile solo se si trovano i riscontri alle sue dichiarazioni. I rapporti tra mafia e politica sono convinto che ci siano. E ne sono convinto non per gli esempi processuali, che sono pochissimi, ma per un assunto logico. È l'essenza stessa della mafia che costringe l'organizzazione a cercare il contatto con il mondo politico. Intanto a Roma viene finalmente istituita la superprocura e vengono aperte le candidature. Falcone è il numero uno, ma anche questa volta sa che non sarà facile. Borsellino lo sostiene a spada tratta, sebbene non fosse d'accordo sulla sua partenza da Palermo. Nel maggio del 92 Falcone viene ucciso insieme alla moglie Capaci. A Borsellino viene offerto di prendere il posto di Falcone nella candidatura alla superprocura, ma si rifiuta, sebbene sia consapevole che quella sia l'unica maniera che ha per condurre in prima persona le indagini sulla strage di Capaci. Così risponde al ministro: «La scomparsa di Falcone mi ha reso destinatario di un dolore che mi impedisce di rendermi beneficiario di effetti comunque riconducibili a tale luttuoso evento. Borsellino resta a Palermo per continuare la lotta alla mafia». Le indagini proseguono, i pentiti aumentano e il giudice cerca di sentirne il più possibile. Arriva la volta dei pentiti Messina e Mutolo. Ormai Cosa Nostra comincia ad avere sembianze conosciute. Spesso i pentiti hanno chiesto di parlare con Falcone o con Borsellino perché sapevano di potersi fidare, perché ne conoscevano le qualità morali e l'intuito investigativo. Borsellino continua a lottare per poter avere la delega per ascoltare il pentito Mutolo. Insiste e alla fine, il 19 luglio 1992, alle 7 di mattina,
Gianmanco gli comunica telefonicamente che finalmente avrà quella delega e potrà ascoltare Mutolo. Lo stesso giorno Borsellino va nella Casa del Mare, a Villa Grazia, con la scorta. Si distende, va in barca con uno dei pochi amici rimasti. Dopo pranzo torna a Palermo per accompagnare la mamma dal medico e con l'esplosione dell'autobomba sotto casa, in via D'Amelio, muore con tutta la scorta. È il 19 luglio del 1992. Borsellino ha un forte rapporto con la morte. È presente in ogni parte della sua vita. Da una dichiarazione di Paolo Borsellino: «Non sono né un eroe né un kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa. Non so quello che succederà nell'aldilà, ma l'importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento. Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno». Giovanni Falcone è nato a Palermo il 20 maggio 1939. Conseguì la laurea in giurisprudenza nell'Università di Palermo nell'anno 1961, discutendo con Lode una tesi sull'istruzione probatoria in diritto amministrativo. Dopo il concorso in magistratura nel 1964, fu pretore a Lentini per trasferirsi subito come sostituto procuratore a Trapani, dove rimase per circa 12 anni. E in questa sede andò maturando progressivamente l'inclinazione e l'attitudine verso il settore penale. A Palermo, all'indomani del tragico attentato al giudice Cesare Terranova, il 25 settembre 1979, cominciò a lavorare nell'ufficio istruzione. Il consigliere istruttore Rocco Chinnici gli affidò nel maggio 80 le indagini contro Rosario Spatola, vale a dire un processo che investiva anche la criminalità statunitense. Proprio in questa prima esperienza egli avvertì come nel perseguire i reati e le attività di ordine mafioso occorresse avviare indagini patrimoniali e bancarie, anche oltreoceano, e come soprattutto occorresse la ricostruzione di un quadro complessivo, una visione organica delle connessioni la cui assenza in passato aveva provocato la raffica delle assoluzioni. Il 29 luglio 1983 il consigliere Chinnici fu ucciso con la sua scorta. Lo sostituì Antonio Caponnetto, il quale riprese l'intento di assicurare agli inquirenti le condizioni più favorevoli nelle indagini sui delitti di mafia. Si costituì allora il cosiddetto pool antimafia. Del gruppo faceva parte, oltre lo stesso Falcone e i giudici Di Lello e Guarnotta, anche Paolo Borsellino. Si può considerare una svolta per la conoscenza della struttura dell'organizzazione Cosa Nostra l'interrogatorio iniziato a Roma nel luglio 84 al pentito Tommaso Buscetta. I funzionari di polizia Giuseppe Montana e Ninni Cassarà, stretti collaboratori di Falcone e Borsellino, furono uccisi nell'estate 85. Fu allora che si cominciò a temere per l'incolumità anche dei due magistrati, i quali furono indotti per motivi di sicurezza a soggiornare qualche tempo con le famiglie presso il carcere dell'Asinara. Si giunse così alla sentenza di condanna a Cosa Nostra del primo maxi processo emesso il 16 dicembre 1987 dalla Corte di Assise di Palermo. Nel gennaio il Consiglio Superiore della Magistratura preferì nominare a capo dell'ufficio istruzione, in luogo di Caponnetto, che aveva voluto lasciare l'incarico, il consigliere Antonino Meli. In seguito alle confessioni del pentito catanese Antonio Calderone, che aveva determinato una lunga serie di arresti, il magistrato inquirente di Termini Merese si ritenne incompetente e trasmise gli atti all'ufficio palermitano, ma il Meli rinviò le carte a Termini, in quanto i reati sarebbero stati commessi in quella giurisdizione. La Cassazione ratificò l'opinione di Meli, negando la struttura unitaria e verticistica delle organizzazioni criminose e affermando che queste, considerate nel loro complesso, sono dotate di un'ampia sfera decisionale, operano in ambito territoriale diverso e hanno preponderante diversificazione soggettiva. Questa decisione sanciva giuridicamente la frantumazione delle indagini. Il 30 luglio Falcone richiese di essere destinato a un altro ufficio. Non
Nonostante simili avvenimenti, sempre nel corso dell'88, Falcone aveva realizzato un'importante operazione in collaborazione con Rudolph Giuliani, procuratore distrettuale di New York, denominata Iron Tower, grazie alla quale furono colpite le famiglie dei Gambino e degli Inzerrillo, coinvolte nel traffico di eroina. Il 20 luglio 89 si verificò il fallito e oscuro attentato della Daura presso Mondello. Una settimana dopo l'attentato, il Consiglio Superiore decise la nomina di Falcone a procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo. Intanto, fattisi più aspri dissensi con l'allora procuratore Gianmanco, egli accolse l'invito del vicepresidente del Consiglio dei Ministri Martelli, che aveva assunto l'interim del Ministero di Grazia e Giustizia, a dirigere gli affari penali del Ministero, assumendosi l'onere di coordinare una vasta materia, dalle proposte di riforme legislative alla collaborazione internazionale. Falcone si impegnò a portare a termine quanto riteneva condizione indispensabile del rinnovamento, e cioè la razionalizzazione dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria e il coordinamento tra le varie procure. A quest'ultimo riguardo, caduta l'ipotesi iniziale di affidare il delicato compito alle procure generali, la costituzione di procure distrettuali facenti capo ai procuratori della Repubblica parve la soluzione più idonea. Nel maggio 1992 Falcone vinse l'elezione a super procuratore. Il giorno seguente, il 23 maggio, Falcone venne ucciso a Capaci. Insieme a Falcone persero la vita la moglie Francesca Morviglio, magistrato, e gli agenti di scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. All'esecrazione dell'assassinio, il 4 giugno, si unì il Senato degli Stati Uniti con una risoluzione intesa a rafforzare l'impegno del gruppo di lavoro italo-americano di cui Falcone era componente. Da una dichiarazione di Giovanni Falcone: «Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola». Speriamo che questo nostro contributo sia da stimolo nel continuare la difficile lotta alla mafia. Grazie a tutti per l'ascolto. Un saluto da Manuele Giada, Blogos Web Radio, www.iblogos.it.